Oggi accenderemo un riflettore, non solo metaforicamente, sul teatro più piccolo del mondo, il Teatro della Concordia di Montecastello di Vibio. La struttura della quale vi abbiamo anche spesso parlato è stata realizzata nel 1908 per volontà di 9 famiglie e ha la sua rinascita nel 1993 con il restauro e la costituzione di un'associazione di promozione sociale, la Società del Teatro della Concordia, che si occupa della gestione e della valorizzazione della struttura. Ed è un piacere per noi oggi collegarci proprio con il Teatro della Concordia e con il presidente della Società del Teatro della Concordia, Edoardo Brenci. Benvenuto. Grazie, grazie di questo vostro spazio che ci dedicate, specialmente in questo momento. Per noi è veramente emozionante collegarci con lei in questa struttura, insomma il teatro più piccolo del mondo, avere così alle nostre spalle questo scenario. Ma partiamo subito dall'attualità, perché l'emergenza pandemica che ormai si sta prolungando dallo scorso mese di febbraio-marzo ha provocato delle ripercussioni, dei danni pesantissimi a tutto ciò che riguarda la cultura. I teatri sono chiusi e dunque qual è stato il danno anche per voi? Il danno è enorme, la perdita totale quasi di tutti i nostri introiti, anche perché questa è una struttura museale, non è solamente un teatro che fa eventi, è una struttura che si pone per essere utilizzata da meeting, convegni, matrimoni civili. E non solo, anche dal turismo culturale, perché noi facciamo molte visite culturali che sono una grossa fonte della nostra base finanziaria. Infatti il turismo è un altro dei settori maggiormente colpiti dall'impatto della pandemia e questo si lega in maniera molto stretta con la vostra attività, perché voi a livello di promozione del teatro avete ideato, possiamo dire così, anche una promozione legata al turismo in qualche modo di nicchia, al turismo culturale che mira a portare in Umbria i visitatori per scoprire le eccellenze e perché no anche dei piccoli Guinness, dei primati che noi abbiamo. Perfetto, guardi, mi commuove questo suo modo così esplicito con cui ha catalogato questa attività, che mi lasci dire è una mia startup, è una startup di Edoardo Brenci per il suo paese, per il teatro, per la piccola realtà che qui abbiamo. Io non pensavo che nel momento in cui sono stato fuori da questo paese circa 30 anni, nel momento in cui io rientro nel mio paese, mi riapproprio e il paese si riapproprio di un teatro. Ne ho fatto un motivo per lanciare appunto l'attrattore. La cosa è riuscita, è andata bene, è arrivato anche un francobollo di Poste Italiane nel 2002, è arrivata una targa d'onore del Presidente della Repubblica, allora Carlo Azeglio Ciampi. Ecco, quindi abbiamo fatto tutto il possibile, ma purtroppo le vicissitudini, gli eventi, le crisi finanziarie non ci sono state dalla nostra parte. Anche perché il teatro che noi abbiamo definito spesso da Guinness, è il teatro più piccolo del mondo. Quanti posti ha? Quali sono le sue peculiarità che lo rendono unico nel suo genere? Sono tre elementi che vedete alle mie spalle. I palchi di legno innanzitutto, il plafone che è sopra, adesso qui non lo vediamo, che è a forma di campana e ha una struttura cosiddetta camorcana che i teatri storici del Settecento solamente hanno. Quindi non è una questione di metri quadrati e di metri cubi che fanno la struttura, ma come scrissero le 9 famiglie, la civiltà appunto non si misura né a metri cubi né a metri quadri. I posti sono semplicemente 99, ma non è neanche questa una questione di posti perché è più piccolo. È la peculiarità della struttura architettonica del teatro settecentesco in miniatura. Quali attività si sono svolte nel teatro da quando lei
è diventato presidente di questa associazione che dal 1993 si è occupata di promuovere anche, immagino ideare un cartellone che abbia una sua specificità, insomma, di stagione in stagione. Ma le attività teatrali sono variegate, vanno dalla prosa alla musica, più che altro la musica classica, perché questo è il teatro dell'opera, e alla danza, quindi siamo aperti a qualsiasi proposta. Ci sono anche giovani artisti che hanno scelto di fare qui un numero zero del loro spettacolo, concerti più che altro, e addirittura lo prendono in affitto per fare questo. A noi non fa altro che onorarci il tutto. Abbiamo appunto registrato anche la partecipazione di un premio Nobel, Rita Levi-Montalcini, che ha scelto questo teatro per fare un evento unico nel 2003, un evento dove si parlava della condizione femminile della donna in Africa. Poi c'è stato anche un evento legato in qualche modo al settore della moda, perché, ah, sì, perché no, questo teatro può prestarsi anche a diventare un set per un servizio fotografico di grande spessore, insomma. Sì, lo scorso anno eravamo 3 teatri italiani, 700 in lista per essere scelti per un catalogo di Gucci, e quindi hanno scelto il Teatro della Concordia. Per una settimana si è creato qui un set fotografico, ma non solo, tutto il paese è diventato un teatro di posa, e quindi questo cosa significa? Significa muovere attività, significa muovere risorse finanziarie, significa creare un indotto. Questo lo voglio dire a voce alta: i beni culturali non sono inutili, i beni culturali creano indotto, questo è il luogo dell'anima, ma non solo questo, i musei, andate nei musei e vedrete come ne uscite poi rilassati, tranquilli. Addirittura lo scorso anno in Canada i medici consigliano ai propri manager, pazienti, di andare nei musei. Ecco, sono i luoghi che ristorano. La cultura in questo momento è ferma, nonostante le idee, nonostante un grande fermento che ora si è sviluppato anche attraverso l'uso delle tecnologie, dunque penso, non so, a dei concerti a distanza tramite le varie piattaforme online, penso a tanti tipi di iniziative, ma quanto sta mancando proprio ora più che mai il contatto, il recarsi a teatro, il modo di stare insieme, dunque l'aggregazione, la presenza, non si può ovviare a questo attraverso un teleschermo? No, il teatro non sarebbe più teatro, il teatro è civiltà, il teatro è il contatto, il teatro è l'attore che respira, il teatro è lo spettatore che respira, e qui è a due passi lo spettatore dall'artista, e l'artista sceglie di venire qua. Questo è il lato umano, non c'è tecnologia che la può sostituire, assolutamente. Tra l'altro il settore della cultura ha subito un contraccolpo molto pesante anche a livello di perdita di occupazione, e un aspetto che mi ha colpito è che all'interno del vostro teatro, dopo la costituzione della Società del Teatro della Concordia, si è creata anche occupazione. E questa è un'altra grande soddisfazione, veramente la startup per me è conclusa anche con il fatto di aver dato lavoro, è vero part time, è vero comunque anche un contratto indeterminato, a due giovani donne tra l'altro, che prima si sono avvicinate con il volontariato, si sono avvicinate con il servizio civile e poi naturalmente con il loro fare stanno consolidando la struttura. Certo, la pandemia non ci voleva assolutamente, potevamo creare anche altri posti di lavoro.
La situazione attuale qual è? Nel corso di questa emergenza avete avuto delle interlocuzioni con le istituzioni? Insomma, vi è arrivato qualche sostegno a livello governativo? Allora, c'è da dire che con le istituzioni i rapporti sono molto trasparenti e molto cordiali e molto anche, volendo, costruttivi. Allora, il conforto da parte delle istituzioni, e qui intendo il comune che ne è proprietario, con il quale l'associazione ha una convenzione di gestione, il conforto da questo punto di vista c'è. Con la regione ci sono stati dei contatti e il conforto c'è. È ovvio che le istituzioni però non elargiscono denaro, fondi a fondo perduto, perché non è nella norma istituzionale fare così. Occorre partecipare ai bandi, i bandi sono laboriosi, i bandi vanno costruiti, ci vuole del tempo e intanto, vabbè, piano piano si assottiglia la nostra risorsa finanziaria. Da parte del governo il decreto ristori è vero, non abbiamo partita IVA e quindi qualcosina, qualche spicciolo di euro lo abbiamo preso. Tutto qui, aspettiamo, ma cosa aspettare? Cosa significherebbe chiudere il teatro? Un'ipotesi che vorremmo veramente scongiurare. Mandare in fumo tanti anni di idee innovative, di gestione che comunque è riuscita a creare un fermento, una novità e anche un qualcosa di trainante, no, per la nostra Umbria. No, mi rifiuto di rispondere cosa significherebbe, perché è un suicidio, un omicidio, è un... Diciamolo teatralmente, dai, fammi fare questa uscita di scena dal vostro televisore, dalla vostro servizio, non da questo teatro, assolutamente, non ci sto pensando, però è ovvio che noi abbiamo risorse finanziarie per andare avanti solo fino a fine 2021. Dopodiché... Risorse dovute anche ad una buona e oculata gestione fatta finora. Questo è vero, sì, con molta attenzione. Come è stata gestita l'associazione? Si può dire, lo dobbiamo dire, è stata gestita con il segno del buon padre di famiglia, con l'occhio del buon padre di famiglia, facendo molte economie, con molta attenzione. Queste economie hanno creato avanzi di gestione negli anni passati e adesso, guarda caso, le stiamo utilizzando. Noi vorremmo lanciare un appello anche a coloro che ci stanno seguendo in questo momento, che magari, non so, possono restare colpiti da queste immagini che vi stiamo proponendo, perché noi stiamo attraverso la nostra regia anche facendo vedere al nostro pubblico degli scorci ancora più suggestivi di questo teatro. Cosa possiamo fare noi, comuni cittadini, per sostenere il Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio? La nostra associazione, come tutte le associazioni, vive anche di erogazioni liberali, di donazioni. Questo è importante. Noi riceviamo attraverso la nostra pagina sul sito internet, che è teatropiccolo.it, c'è la pagina Sostienici e lì c'è scritto come poter fare per donare anche un euro. Anche un euro può aiutare un attrattore umbro a sopravvivere. Quindi basta veramente poco, anche un piccolo contributo. Sì, è un'erogazione liberale, quindi a discrezione di chi vuol donare. Una domanda anche personale per lei. Cosa rappresenta per lei oggi fare un collegamento da quella postazione? Riaprire oggi per un giorno questo teatro? Cosa rappresenta per voi? Beh, per noi ha detto bene, perché qui mi assiste Francesca. Allora, cosa le devo dire? Che a volte passo e non entro, perché ormai è chiuso. Non entro e sento sofferenza. Questo è un bambino che praticamente chiede aiuto. Io non ci posso fare niente. Adesso lei però voleva emozionarmi.
Allora, vorrei chiudere questa intervista con una prospettiva positiva. Come vede magari uno scenario futuro? Perché lei ha parlato di start-up, ha parlato di un gruppo di lavoro che crede in quello che fa, ha parlato di progetti. Un domani come lo vede? In questo Teatro della Concordia, ovviamente, augurandoci che la pandemia possa finire, insomma, che le misure restrittive ovviamente possano in qualche modo essere sempre più ridotte, grazie ovviamente al lavoro che stanno facendo a livello sanitario. Ci auguriamo che non ci siano più i protocolli della sicurezza, ci auguriamo che tutto torni nella normalità, ci auguriamo di poter riprendere il trend di crescita che stavamo portando avanti, perché se lo scorso anno appunto ci sceglie un grande operatore della moda per creare qui un set, ci auguriamo che tutto sia possibile. Anzi, voglio fare un appello, lo sto già facendo, che qualcuno dei grandi artisti si prenda cura di questo teatro e magari così ci aiuti a fare il testimonial, perché un testimonial importante ci pone più all'attenzione internazionale. Anche perché verosimilmente si potrebbe verificare anche quello che è successo un po' quest'estate, quando c'è stato anche un boom di turismo in Umbria, perché noi ne abbiamo parlato spesso anche nei nostri studi. Questa si prospettava come la migliore estate di sempre, perché dopo il lockdown le persone hanno avuto voglia di uscire, hanno avuto voglia di socialità. Quindi perché no augurarci che dopo questo lockdown così prolungato, dopo tutte queste restrizioni, le persone abbiano veramente voglia di riscoprire anche e soprattutto il territorio che ci circonda e usufruire della cultura più di prima. È vero, la scorsa estate abbiamo avuto una bella testimonianza, più che altro dal turismo nazionale, che hanno scoperto l'Umbria, che scoprono le nostre belle colline, la soavità di queste colline, la dolcezza, e questo significa rientrare nella loro Milano, nelle loro metropoli, rientrare e portarsi questi scenari. E ancora oggi riceviamo email, riceviamo segnalazioni di quanto sono stati bene. Bene, noi concludiamo questo nostro interessante collegamento con Edoardo Brenci, presidente della Società del Teatro della Concordia. Ci siamo collegati con il teatro più piccolo del mondo, il Teatro di Monte Castello di Vibio, con la speranza che possa essere riaperto al più presto. Avete fatto un grande gesto, grazie. Grazie a voi e magari torneremo a collegarci, speriamo presto, a emergenza sanitaria conclusa, per parlare, perché no, di qualche iniziativa. Vi aspettiamo. Grazie e arrivederci. Arrivederci.